Cari amici, oggi è il giorno di festeggiamento della donna e noi la festeggiamo facendo presente alcune cose importanti. No, delle stragi delle donne. Alcune cose importanti che stanno appunto emergendo ulteriormente. Stragi di donne attualmente e stragi di donne durante l'ultima guerra. Finalmente qualcuno ha cominciato a parlare delle marocchinate. Le marocchinate sarebbero comprese 1000 uomini uccisi perché volevano difendere le loro donne, e il tutto ad Arce. Tutto avvenuto ad Arce. No, che Arce? Arce, fate servito Orazio. Ma ti immagino, che Arce? È tutta la via Casilina, a partire da Arce. Ah, vabbè, allora è un'altra cosa. Il grosso dell'infamia è avvenuto ad Arce. Ma sì, il grosso è relativo, perché si parla di 50.000 donne, non più di 25.000. Certo. Con 1000 uomini uccisi per difenderle, certo. Quindi immagino un po'. Ecco. Il tutto voluto dai francesi. No, perché... non solo. Ma dimenticati come gli eroi di Cefalonia fino a 20 anni fa. Sì, esattamente. Fino a 20 anni fa. Esatto. Lo sapevamo. Ringraziamo Casa Savoia che fece quel tradimento, e gli italiani che stavano nelle isole dell'Igeo. Sono tutti stati. Furono presi. I prigionieri a lavorare nei campi di lavoro. No, a parte i prigionieri, magari quelli, ma moltissimi sono stati. Fatti prigionieri, che loro nemmeno lo sapevano, certo. E fucilati ai tedeschi per cose di cui loro non sapevano. Quindi, i tedeschi sapevano che c'era stato il tradimento, certo. Ma nessuno degli italiani lo sapeva. Lo so. Questa è la realtà. Beh, dell'Italia. No, il comando lo sapeva, non l'hanno diffuso, non l'hanno, per non creare scompiglio, creare sconforto. Defezioni, ma io ho dato informativi. Qui ci sono stati fior di generali che sono stati fucilati, che non sapevano assolutamente niente. Vabbè, chiaro, se no si sarebbero difesi. Si sono difesi. No. La difesa è durata ma tre non giorni. È Cefalonia, parlo di Cefalonia. Tre giorni. Ah, Cefalonia, non parli di tutte le altre isole dell'Egeo, certo. Lascia a parte Cefalonia. Come quel cazzo di film che hanno dato l'Oscar solo perché ha leccato il culo in maniera spudorata, proprio, no? Sull'immagine dell'italiano giocoso che suona il mandolino. Ma vaffanculo. Vabbè, comunque adesso cominciamo con una lettura che farà molto piacere a Orazio e che voglio leggere per intero, ed è questa: l'ammassa sentenze Graziol di Pietro, il nostro caro eroe, e si pentì, il nostro caro eroe. Allora ve la leggo per intero e tu fai il commento. E dobbiamo dire le cose come stanno, perché qui c'è scritto. L'articolo è di Giancarlo Perna. Quando fu messo sotto processo da Salamone, quello di Bergamo, sì. Il procuratore che non poteva vedere quell'infame assoldato al Missei, al Mossad e alla CIA, sì. E poi anche ai servizi segreti italiani. Lì si è salvato per il rotto della cuffia, perché sono intervenuti i servizi segreti, hanno minacciato Salomone, eccetera, eccetera. Ma qui lo leggiamo, che è una cosa molto bella. Ah, quindi c'è anche scritto. No, questo no, perché c'è solo l'aspetto. Io so tutto su di Pietro. Sì, c'è poi l'aspetto. Ma intanto facciamo il commento a quello che c'è scritto. Allora, c'è un bellissimo libro di biografia non autorizzata di Luigi, adesso il cognome non mi ricordo, che è morto qualche anno fa, era un sindacalista anarchico, di sinistra anarchico, il quale ha appunto descritto tutte le varie gesta compiute dal nostro eroe a partire dal 1992 in poi, 91-92 in poi fino al 2001. E poi lo stamperò, perché lo voglio stampare il file che mi ha mandato, te ne do una copia anche a sì. Te e lo commentiamo assieme. Esattamente, perché è bene che i nostri amici sanno che noi denunciamo queste cose, ma le denunciamo sempre, sistematicamente, portiamo anche della documentazione, facciamo vedere i libri, gli articoli, eccetera. Allora, ci fa molto piacere poi che esistano delle documentazioni di giornali, e faccio vedere di nuovo,
questo è la verità? È la verità del 25 febbraio scorso. Allora, la massa sentenze Graziò Di Pietro, io ieri o l'altro ieri in una mia video in diretta ho parlato anche della massa sentenze in relazione a tutto un comportamento di certa magistratura, per cui, vedi caso, tanti mafiosetti si trovavano poi in libertà e nemmeno vigilata. Ma questo è tutto un altro discorso. Pigliamo per buono l'ammazza sentenze, il quale non era nemmeno l'ultimo venuto, e leggiamo quello che c'è scritto. A parte la famiglia e qualche avvocato che ne stimava il rigore, magari gli avvocati che avevano vinto la causa con lui come giudice, grazie a lui, certo. Attorno al presidente di Cassazione Corrado Carnevale, buono, si era fatto lui. Il vuoto, oh, diciamo lui. Che Carnevale Ah, ecco, perché è morto Carnevale e allora ha ripreso l'articolo. Ah, ok. Beh, prima o poi anche i più sedenti muoiono. Quindi... Allora, questo Carnevale ne aveva fatte di tutte. Sì, tra l'altro, aveva voluto, e lì io penso che ci fosse lo zampino della Chiesa, ma soprattutto aveva rotto i coglioni. Della mafia. Ma aveva rotto i coglioni alla massoneria, non so se te lo ricordi. Sì, e pretendeva di conoscere tutti i nominativi degli iscritti alla P2. No, alla massoneria, a parte la P2. La P2 è tutto un altro discorso. Alla massoneria, come dire, ufficiale. Certo. E all'epoca, io me lo ricordo molto bene, era il grande avvocato della massoneria, era Corrado era Raffi, non mi ricordo più, l'avvocato Gustavo Raffi, il quale si oppose in maniera piuttosto consistente, e riuscendo a vincerla questo braccio di ferro, che poi gli aprì la strada verso la grande maestranza, perché Raffi, dopo aver ottenuto questo successo, scalò le vette, ma lui faceva già parte del gruppo di comando del Grande Oriente, alias Villa Giustiniani, chiariamo perfettamente, perché Carnevale voleva sapere gli indirizzi di quelli di Villa Giustiniani, detta anche il Vascello. Evidentemente gli altri non gli interessavano, probabilmente perché la massoneria di Piazza del Gesù si stava scendendo. No, la massoneria di Piazza del Gesù aveva stretti legami con la Santa Chiesa Cattolica. Santa Romana Chiesa. Evidentemente, quindi, mentre la massoneria di Villa Giustiniani era è sempre stata laica, o comunque sia caratterizzante appartenenze di tipo laico, quindi appartenenti a partito radicale, partito repubblicano, socialisti, socialdemocratici, eccetera, quell'altra era più che altro propensa a obbedire a certi ordini che partivano dal Sacro Sogno, è bene dirlo, insomma, perché sennò non si capisce mai per quale ragione Carnevale era interessato all'elenco delle liste del Grande Oriente. Era un giudice inflessibile sulle regole e annullava i processi che non le rispettavano. Però anche qui che i processi non gli piacevano. Sì, ma si attaccava al cavillo, no? Di conseguenza è uscito di recente un altro libro importantissimo che analizzava proprio il comportamento della massa sentenze, che moltissimi killers della mafia furono messi in libertà perché non c'era, capito, quella virgola di più, la virgola di più. Detto, a me che mi è capitato il consulente che si chiamava con due G e invece sulla notifica era con una G, appunto. No? Che cazzo gabbia, è lui, la data di nascita è quella, il documento è quello, ti dico è lui il mio periodo di parte e tu non lo fai intervenire in processo, brutto figlio di puttana. Cioè, che dire, no? Cioè, di tutto, di tutto. Esatto, era un giudice inflessibile sulle regole, annullava i processi che non le rispettavano, di conseguenza tornavano talvolta in libertà degli assassini. Ma che novità!
Ma quale novità? Ma noi siamo stupiti. No, sei stupito. Viceversa, gli amici che hanno subito un centinaio di furti nel corso di anni e anni di soprusi del più mentecatto dei delinquenti, quando ti becca il delinquente gli spara, non solo gli deve dare risarcimento danni, alla famiglia, ma addirittura deve andare in galera per 4 anni. Allora io gli sparavo al giudice e alla famiglia qualche colpetto in più, così in modo tale che capisse, chiedere il risarcimento. Perché dopo non può rubare più. La famiglia, per avere il risarcimento, deve esibire tutti i furti che fino allora sono stati fatti, certo, per avere la previsione, no? Quindi, se io risarcimento, io sono un grande architetto, un grande medico, allora che sì, sia, e guadagni fai la dichiarazione dei redditi di 100.000 euro all'anno, 200.000, 500.000. Devi portare la giustificazione. Così. Quindi mi devi dire quali sono tutti i furti che ha fatto il tuo familiare. Il tuo guadagno annuo. E dopodiché prendo l'occasione per spararti ancora di più, no? Oh. Di conseguenza tornavano talvolta in libertà degli assassini. In uno stato di diritto, spiegava Carnevale, la magistratura deve combattere la criminalità nel rispetto delle norme. Ma guarda. Ma dove c'è una guerra civile? Quali sono in le corso, norme? C'è una guerra civile fra la mafia e la delinquenza è la città dei cittadini per bene, e tu che cosa fai? Vai a cavare il cavillo giustificare il tuo comportamento, sì. Ma vedi, andare a far culo. Ma poi oltretutto perché questi cavilli non li sostengono quando c'è da difendere il cittadino che è stato colpito, certo, ingiustamente dai tuoi compari della mafia e quant'altro? Certo. Questa è la mia cultura, una bella cultura, tanto di cappello. Essa però strideva con quella in voga negli anni 90, quando si svolse la nostra storia. Tra Tangentopoli, attentati mafiosi, code terroristiche, le toghe andavano per le spicce e sbattevano in galera con superficialità. Da costoro Carnevale era considerato l'uomo nero e la stampa forcaiola lo prese di mira. Un suo rappresentante, Giorgio Bocca, appioppò al giudice controcorrente l'epiteto di ammazza sentenze e cominciò il calvario. Giorgio Bucca. Beh, era uno che in mancanza d'altro ogni tanto ne azzeccava qualcuno. Piovero su Carnevale accuse di vicinanza alla mafia, ma guarda che... E corruzione no, sicuramente, vicinanza... Non è detto che uno sia vicino alla mafia debba essere corrotto. È soltanto vicino alla mafia, aiuta i suoi amici, come hanno sempre fatto. Mi ricordo sempre la morte del giudice Scaglione, che equivale poi alla morte di Mattarella, Piersanti Mattarella. E perché? Mi ricordo benissimo, cioè, tutta la storia dell'assassinio del giudice Scaglione, procuratore capo di Palermo. Fu ucciso perché non aveva mantenuto degli accordi e dei patti con la mafia. Se no, se manteneva i patti con la mafia, non l'avrebbero ucciso. Ricordatevi, cari amici, del giudice Scaglione. E imparate da quella esemplare morte. Ah sì, ma quella ovviamente di Piersanti Mattarella. No, dillo, Piersanti Mattarella, figlio di Bernardo Mattarella e fratello dell'attuale Presidente della Repubblica, è stato esecutato... Non perché lottava contro la mafia, no, sì, ma perché lavorava anche lui all'interno dei gruppi mafiosi e non aveva rispettato gli impegni elettorali presi poco prima. Esattamente, se no non sarebbe stato eletto. Certo. Era uno scienziato del diritto, ma fu coperto di ignominia, sospeso dalle funzioni e dallo stipendio. Ci volle un decennio per assolverlo da tutto, reintegrarlo nella carriera, restituirgli l'onore, risarcirlo dei torti adeguatamente. Durante la fase nera lo intervistai più volte e ne raccolsi gli umori. Tra un incontro e l'altro era sempre diverso, ingrassato, dimagrito, euforico, depresso. Lo stress lo rodeva. Parlando si distraeva ed era spesso brillante. Una volta il discorso cadde sul pubblico ministero Tonino Di Pietro.
Ti sei alzato in piedi quando hai detto questa parola? Ma che cazzo sono in culo, figuriamoci. Campione della carcerazione preventiva, esuberante... Di quelli che voleva lui però, non quelli del PC. No, sappiamo quali erano. Ormai gli italiani l'hanno capito. Il cazzo. La litania, gli italiani l'hanno capita perfettamente. Il problema è riuscire a far diventare tutta sta litania, che è fatta appunto sulla base dei rosari, in una realtà obiettiva. Non scordiamoci mai che il signore qua, fra virgolette, molto virgolette signore, quando fu intervistato in varie occasioni al momento della sua massima auge, lui affermò pubblicamente varie volte che non sarebbe mai entrato in politica. Esattamente. Dopo solo manco un anno morì un senatore che non mi ricordo più, un certo Rossi, anche lui, un senatore Rossi, che era nelle fila del Partito Comunista, e immediatamente il Partito Comunista lo inserì nella lista dei potenziali candidati alle elezioni a prendere il posto. In sostituzione di questo qua, perché la gente non lo sa, ma quando muore un senatore, nelle immediate diciamo, vicinanze di tempo, viene fatta una nuova elezione in un determinato circoscrizione in cui era morto, è proposto un nuovo incaricato, un nuovo funzionario. Quindi lui fu inserito nelle liste del Partito Comunista e fu eletto nel comprensorio sud della Toscana del Nord, dove c'è l'autodromo, quello importante, non viene mai... Quella testana in Toscana del in Nord? In Toscana c'è un autodromo importante dove fanno... In Toscana? Sì, in Toscana. Non Scandici, da quelle parti lì? No, dalle parti di nord di Toscana, sopra Arezzo, sopra Firenze. Non era in Emilia? No. Il grande, quello importante? No. Dove si fanno le corse di San Marino? C'è quel premio di San Marino, appunto, di San Marino. C'è, e sotto San Marino c'è quello dalle parti di Riccione, vicino a Riccione, lì, insomma, vabbè. Vabbè, lasciamo stare. Insomma, c'è quest'altro qua che c'è un nome, c'è la Val, e poi si chiama Val di qualcosa, adesso mi viene a mente. Ah, dove facevano le corse del trotto, anche può darsi, non lo so. Ci facevano, non mi ricordo, i biglietti con le corse del trotto. Vabbè, comunque sì. Ci verrà in mente. Dove fanno le corse motociclistiche, sì. GP di moto, il moto GP tutti gli anni? Vabbè. Santerno. No, quello è l'altro. L'altro, il Santerno. Vabbè, veramente, dai. Vabbè. Fui io a fargli l'esame da magistrato, questo è quello che io voglio leggere. Bello. Perché è molto importante. Adesso sappiamo il colpevole. No, ma lui dice che è stata un'altra cosa, quello bisogna leggere. Fui io a fargli l'esame di magistrato. Chi parla? A questo qui che era... Chi parla? Era Carnevale. Ah, Carnevale, ok. Fu lui a fargli l'esame? Da magistrato. A chi? A Di Pietro. Ah, ok. Questo, come dice, esuberante arruffone, il suo posto culturale e umano, che tanto Carnevale era preciso laddove voleva un esserlo. Un charlatano. E dove invece quell'altro era arruffone, ti immagini? Sì. Il minimo che poi possiamo di dire. Di tutto e di più. Fui io a fargli l'esame da magistrato, disse Carnevale accennandone per la prima volta. Era un candidato brillante, chiesi, eccitato per la rivelazione. No, affatto. Ebbi il minimo agli iscritti e agli orali. Ma guarda, ma lo sapevamo, eh. Non solo ebbe il minimo, andava bocciato perché non sapeva l'italiano, conosceva proprio l'italiano. Non è che aveva qualche carenza, proprio per chi vuole andare a sentirsi i primi processi che facevano in televisione, ti ricordi? Come no? Il mercoledì. Quando quei coglioni si facevano prendere per il culo da lui, si cagavano addosso, sì, gente come Craxi, che era un uomo come Martelli, si cagavano addosso davanti a questa testa di cazzo. Vabbè. E questa è la condizione umana, perché se no un altro l'avrebbe preso a cazzotti, e davanti alle telecamere. A calci sulle palle. E quindi? Allora, ebbe il minimo agli iscritti e agli orali, rispose. Lo aiutò
presiedeva la commissione e aveva letto il suo curriculum. Era stato emigrante, poverino. Gli emigranti bisogna sempre aiutare, o no? Gli hanno dato pure da mangiare carne viva umana di recente a un migrante, ti immagini se non aiutavi quest'uomo. E si era arrabbattato molto, cazzo ti credo, arrabbattato con i soldi della camorra, della mafia, e della mano nera soprattutto, la mano nera. Andiamo avanti. Questo mi indusse ad essere clemente. Ma guarda. Ma noi non lo sappiamo. Ma guarda. Che belle motivazioni ci propina l'amico. Sì. Che noi secondo lui le beviamo. Vabbè, andiamo avanti. Quanti processi di Tangentopoli, attenzione, di cui Di Pietro si è occupato e relative sentenze passerebbero indenni al suo vaglio? Domandai con finta innocenza e Carnevale risponde: nessuno. Pochi, forse nessuno. Almeno un briciolo di coscienza di raziocinio, proprio di coerenza. Pentito di avere promosso Totò? Sì, nei concorsi per magistrati non bisognerebbe tenere conto di considerazioni pietistiche. Molto. Ma guarda, quanto ci vuole. Volle invece premiare la buona volontà di Pietro. Cazzo! In base all'esame, però, non avrebbe meritato il voto minimo che gli abbiamo attribuito. Ridemmo per come proprio lui, con quella decisione, la sola superficiale della sua vita, ma che ne sappiamo quali sono le altre? Erano tutte le altre superficiali, assieme a questa. Contribuì all'avvento della giustizia un tanto al chilo che sconvolse l'Italia di fine secolo. Va bene? Queste rivelazioni, cari amici, sono molto importanti. A conferma dell'assoluta ignominia di un personaggio come Di Pietro. Uno che dovrebbe stare ai ceppi. Sì, a vita. Ai ceppi. No, lui assieme al figlio. No? Certo. Tutti e due legati uno all'altro. Come Bossi. Ecco. Il Bossi c'ha il figlio che è, come si chiama il figlio di... Il Trota, e coso lì... Ah, il figlio è sotto indagine, è sotto processo. Certo. Ma è stato già condannato in varie occasioni. Sì, l'aveva fatto far diventare membro del consiglio. Guarda, della regione in Molise, Abruzzo. No, in Molise. Molise. In Molise è successo di tutto. Certo. Ci sono, non so quanti fascicoli a carico del figlio... È completamente idiota. Personaggio di uno squallume che mette paura. Allora, ma siccome noi siamo in un clima così interessante, ma la gente pura, no? Che dici tu? Una gente. Ma che cosa pensare di questa Italia dove la classe dirigente catto comunista è così pregna del proprio dovere civico? Tant'è vero che dietro, giustamente, ci sono i preti, dietro. Certo, spesso davanti, ma anche dietro. Quando adesso sto facendo, ogni tanto tutti mi dicono, ma guarda la chiesa che succede, che è abominio, gli scrivo. Perché ieri... gli mando la denuncia investigazione che abbiamo fatto nel 2013, sì, la settimana dopo dell'insediamento del caro Bergoglio. Bene che ti voglio. E la gente non si rende conto, non riesce a capire. Qualcuno dice no, ma sono marea di cazzate. Ma com'è che noi l'abbiamo denunciato e nessuno ci ha controquerlato? Ma come mai? Ma non solo. Noi lo diciamo urbi e torbi in continuazione. Certo. C'è una denuncia contro Orghe Mario Lorenzo. Sì. Orghe Mario Bergoglio. Che tanto bene io ti voglio. che se e noi pubblichiamo continuamente. Ci fosse un prete, un pretino di campagna, con tutta la pletora della burocrazia della Chiesa Vaticana che esiste in Italia, ci saranno 100.000 preti, penso, in Italia. Ma no, servi, asserviti. Ci fosse uno che ci querela. Allora, articolo Tormenti Vaticani. Cosa c'è nel libro Shock sui gay nella Chiesa? La verità. 14 febbraio 2019. Cari amici, non vi leggo tutto ovviamente, ma il giornalista è niente po' di meno che il famosissimo Gianluigi Nuzzi, quello che è maggiormente
informato su queste cose, che ci ha scritto un'infinità di libri, oltre ad avere un programma molto dettagliato e fatto molto bene sui crimini che lui esamina in televisione ogni settimana. Torniamo al libro. Il libro è di tale Frédéric Martel, intitolato Sodoma. Che strano nome, che dici tu? Io ho sempre detto Sodoma e Camorra. Infatti, che di cui Saviano sa un bel po', da quello che dice Saviano, lui. Saviano, da quello che dice lui. Gliel'hanno detto, gliel'hanno detto. Il massimo esperto di Camorra, dice lui. Sì. Ma di Sodoma et Camorra. Torniamo al libro, che possiamo dividere tra ieri e oggi. Sulla Chiesa dello scorso secolo, Martel intervista e propone i ricordi deflagranti degli amanti di diversi cardinali. Oh, che novità! Ma quanto mi dispiace! Ormai defunti, indicandoli apertamente come omosessuali. Ma guarda un po', non l'avrei mai immaginato. Tu l'avevi immaginato? Tu lo immaginavi? Mai sarei giunto a tali perversioni, a tali bassezze. Ma questi sono santi uomini, hanno la benedizione della Madonna. Loro, allora io qui l'ho sempre detto e bisogna che io lo ripeta, il famoso Martial Maciel, noto stupratore di seminaristi, quando li chiamava mentre dormivano nel cuore della notte per stuprarli, e questi poveretti erano mezzo svegli e mezzo addormentati, non sapevano nemmeno cosa succedeva, lui prima li benediceva, certo. Non solo, li assolveva del loro peccato, ma che scherzi, il fondatore, niente dopo di meno che dei legionari di Cristo, cazzo, no? Ti raccomando. I legionari di Cristo, del buon Gesù. No, non bastavano gli armati dell'armata Brancaleone, Inigo de Loyola, no? No, e ci doveva essere il doppione, no? I cosiddetti legionari, che hanno tra l'altro una università meravigliosa, io ci sono andato 3 o 4 volte per sentire delle conferenze, è una meraviglia, tutti i soldi del Vaticano, soldi, tutti nostri, soldi di Vitiva, no, erano soldi di Vitiva, è di proprietà, è una struttura dove ci sono 3 o 4 università, tra cui la più interessante è l'Università Europea, con tutta una serie di materie molto aggiornate e molto nuove. Basta, chi vuole andarci, sta a Roma, ci vuole niente a vederla, sta vicino alla Via Aurelia. E lì c'erano appunto l'università con ho capito qual è. Quella che tu, quando arrivi al fontanile delle carrozze, venendo dal centro, da Piazza Irnerio, giri a sinistra. C'è tutto quell'altipiano e in fondo a circa un chilometro c'è questo complesso tutta enorme, di marmo, è una cosa eccezionale. Ci sono stato anch'io un paio di volte, non mi ricordo per quale motivo. Comunque, se ci andate, Martial è già morto e quindi non... Non vi fotte. Tu devi stare attento perché magari vai lì, no? Tranquillo, beato. Poi ti arriva qualcuno che ti vuole dare la benedizione. State in campana. No, devi scappare. State subito in campana. Perché te l'ho capito. Sì, sì, è una benedizione preventiva. Assoluzione e benedizione. Perché c'è il detto, tipicamente cristiano, e se vuoi la soluzione, bacia pure sto cordone. Quindi vedete che è tutto collegato. La vera autentica preghiera di Santa Madre Chiesa è questa. E se vuoi la soluzione, bacia pure questo cordone, che non è un cordone da fratacchione, capito? È un'altra cosa. Dice, ma si piegava per baciare il cordone e vedeva un'altra cosa, ma questo non è il cordone. Dai, stai tranquillo, te lo dico io, è il cordone, te lo garantisco, l'ha detto il buon Gesù, è vero? Non lo so. No, queste cose non mi ci ritrovo. Ti devi informare. Non mi ci e ritrovo. Se no, cazzo, trovi un legionario di Cristo. Tua figlia. Noi siamo legionari di Cristo, noi siamo... E se vuoi la benedizione... No! Vai avanti, non so, non di compiacere, non ti compiacere.
che possiamo dividere tra ieri e oggi. Sulla Chiesa dello scorso secolo, Martel intervista e propone i ricordi deflagranti degli amanti di diversi cardinali ormai defunti, indicandoli apertamente come omosessuali. I nomi di vescovi e porporati sono di quelli di rilievo. Il più conosciuto al grande pubblico è di certo quello dell'arcivescovo Paul Casimir Marcinkus, classe 1929, oltretutto c'aveva pure i soldi, anzi era il detentore dei soldi della mafia. Quindi avendo questi soldi, altri, si comprava quello che voleva. Allora. Americano di Cicero, Chicago, della mafia, quindi legatissimo alla mafia di Chicago, ricordiamocelo bene, tra cui un certo Giobbonanno, detto Giobbanana. Anche alla mafia che controllava i sindacati industriali. Esattamente. Giobbanana, grande amico di... dell'amico Bartolomeo. Esattamente. Che non è Bartolomeo Sorge, non è quello. Bernardo. Bartolomeo Sorge è quello che si è inventato l'attuale sindaco di Palermo. Bernardo, non Bernardo Bertolucci, ma quell'altro Bernardo. Sì, tutti e due comunque. Anche grande regista, ma grande culatto. Mai disconosciuto da parte sua, l'ha sempre ammesso. Presidente, almeno sì, no, appunto, un uomo onesto oltre a essere un grandissimo regista. Certo. Poi abbiamo un altro regista grandissimo, Zeffirelli, che è appunto Zeffirelli, nessuno gli toglie nulla, che sono personaggi ad altissimo livello dal punto di vista artistico, ma d'altronde l'arte, come si sa, non ha sesso. Chiedilo a Luca Signorelli. Che si dilottava di fare tutti questi santi nudi. Hai visto dove stanno pompando uno che apparentemente non ha scheletri nell'armadio, il PD, e cioè il Nicola Nicola Zingaretti? Ah beh! No, ma il bello è che la gente non lo sa, ma ci sono almeno 5-6 processi in corso a carico del signor Nicola Zingaretti, che mo, come si propone, gli escono fuori e gli fanno non solo, lo bruciano. Non solo, e siccome il personaggio è stato eletto proprio perché è ricattabile. Tra l'altro dobbiamo dire che loro hanno decantato il numero dei votanti che risulta c'è essere... gente che ci è andata 11 volte, sì, che risulta perché essere... poi si è stufata molti di meno dei votanti delle votazioni precedenti, la metà rispetto a 10 anni fa. Presidente dello IOR negli anni di Licio Gelli, Michele Sindona, Roberto Calvi. Ma guarda un po' che strano avvenimento, che strana coincidenza. Martel sostiene di averne incontrato gli amanti, descrive i festini gay, e tra i quali probabilmente c'è morta quella povera ragazza. Certo, quella che non si riesce a rintracciare. Esattamente. Neanche lo scheletro. Esattamente. Descrive i festini gay, ai quali partecipa. Loriana. No. Viviana. No. Angela. Vabbè, ragazzi, voi lo sapete perfettamente, perché dopo 20 anni ancora si continua a parlarne, quindi... No, c'è il processo, hanno riaperto il processo, certo. Quindi... Perché adesso che cosa è morto, forse qualcuno dirà qualcosa di più. Martel sostiene di averne incontrato gli amanti, descrive i festini gay ai quali partecipava, o i fugaci incontri con amanti in divisa, guardie svizzere, su una Peugeot 504 grigio metallizzata. Le guardie svizzere, cari amici, quello che poi svolgono molte funzioni. No, che ci fu lo scandalo anche una 10-15 anni fa, ti ricordi? Che era uno scandalo, me lo ricordo benissimo. Quello che morì... Ci fu una sparatoria. E come no? In quella sparatoria morirono in tanti... Tre persone, mi pare. Esattamente, il comandante delle guardie svizzere. Uno che si è suicidato. Che poi si è suicidato. Sì. E che ha ammazzato una giovane guardia svizzera e la moglie sua dell'assassino. La scusa è stata che questo ha preso in castagna. Lì c'era un triangolo sicuramente. No.
Le sappiamo, queste cose, le sappiamo, abbiamo letto. Lì hanno dovuto inventare che c'era il triangolo, ma nella realtà il comandante delle guardie svizzere era stato, prima di diventare comandante delle guardie svizzere, il comandante, il capo dei servizi segreti svizzeri. E allora, secondo voi, uno di questo tipo uccide la moglie e si ammazza per gelosia? Assolutamente no. Allora, non ha il cliché adatto. Anche alcuni cardinali dell'epoca sarebbero omosessuali. Da Pio Laghi, secondo note della CIA declassificate, e dallo stesso autore, e Sebastiano Baggio, e ancora diversi sacerdoti, monsignori, molto vicini a Giovanni Paolo II. Allora, a quel simposio che c'è stato qualche settimana fa... A Giovanni Paolo II. Sì, a quel simposio che c'è stato qualche settimana fa, in cui Bergoglio diceva adesso bisogna aprire... È finito tutto nel silenzio. Sì, è finito così. Esattamente. Non mai prevenuto. Cioè, sembrava che dovesse uscire uno scandalo di quelli epocali, millenari, e invece... Tutto tace e tutto rimane sì, perfettamente sopra una placido. Coltre di sperma. Sì. Cioè, tutto questo consesso di pretonzoli e di pretacci è stato annegato in una coltre nel fluido, di sperma, nel fluido... di santissimo sperma, benedetto, eh. Hanno dimenticato la vera provenienza della loro esistenza, della loro ideologia, cioè certo. L'essenza del grande Dio Priapo, perché tutto nasce da lì, loro hanno confuso, hanno mistificato, hanno modificato. Ma noi siamo per quello vero, noi siamo, noi loro siamo hanno preso, per la linea ortodossa. Esatto, appunto, loro hanno preso il buon Gesù per il Dio Priapo, ma lì dietro c'è un falso, noi siamo i veri ortodossi e loro sono, lasciamoli stare, e qui si incontra un altro personaggio di rilievo, l'ex segretario di Stato Angelo Sodano, o Trassodano, che poi rima che ci con metto ano, l'ano. Con ano. Tra le figure centrali del saggio, al quale sono dedicate una cinquantina di pagine. Sodano o Sodano non è indicato come omosessuale, ma si ricostituisce nel dettaglio un interessantissimo rapporto con il dittatore Augusto Pinochet, il quale giustamente non poteva ignorare le attenzioni di cardinale Sodano. Mi pare giusto, no? Pinochet, il grande militare che si faceva fotografare lui con tutti gli altri colonnelli tutti attorno a lui, no? Mi è venuto in mente, lo sai quanto prende il cappellano militare? È uno schifo, sì. è uno schifo. Il cappellano militare, che non fa un cazzo dalla mattina alla sera, guadagna sui 10.000 euro l'anno, al mese. Non solo. Magari dallo Stato, dall'esercito in particolare. Esattamente. È come un generale, cioè il grado di generale di corpo d'armata. Ma ci sono generale, moltissimi di questi personaggi che fanno i cardinali. Sono personaggi che hanno avuto un loro trascorso anche come capo militare delle forze armate italiane e si avvalgono per le loro ricchezze anche di quella pensione. Quando diventano cardinali, tra i soldi che beccano, che rubano e tutto il resto che hanno nel loro zaino, c'è anche la pensione che loro si meritano, no? Per aver fatto hanno lavorato tanto, moltissimo. Hanno fatto qualche giaculatoria e qualche intervento alle sfilate, no? Dicendo qualche cazzata abominevole. Esattamente. No? E con quello ci campano una vita senza aver fatto un bene amato cazzo. Ecco, diciamo. Allora, con il dittatore Augusto Pinochet, tanto che quest'ultimo riesce a far infiltrare alcuni agenti segreti cileni nel suo staff. Agenti, svela sempre Martel, che erano omosessuali e che trovarono un'importante accoglienza da parte di Sodano, detto Sodano, quello che gli piace grattarsi l'ano. Farsi grattare l'ano. O farsi grattare. Dagli agenti segreti di Pinochet. È caso un conto, no? E che dice,
Solomatari, scusa, che Solomatari, no? Se mi permetti. E questo lo dobbiamo dire, ecco qui. Non lo dice nessuno. Tormenti Vaticani, un bellissimo titolo. Tormentoni Vaticani. Allora, leggiamo un altro pezzettino. È uno dei capitoli, eppure quando si entra in certe case si rimane basiti. È uno dei capitoli più taglienti di questo saggio, è certamente quello che Martella riserva al grande nemico di Francesco, il cardinale Leo Bark, che vive in una casa lussuosa con un bagno che pare ritagliato da una SPA da mille e una notte. Descrive pizzi, bottiglie e bottiglie di champagne, vestiti incredibili e quel soprannome che echeggia su tutto, The Wicked Witch of the per Midwest. Capire la reale essenza, la strega cattiva del Midwest. Certo. Per capire la reale essenza di questa gente qua basta ricordare soltanto lo stregone, che quello negro, come cavolo si chiamava? Ah, bellissimo quello. Che si è sposato la Maria. Sì. Come cavolo si chiamava? Quello è stato. Vabbè, è stato nominato esso, un altro cardinale. E lui è stato come si dice, spretato, no? Non così c'è. No, si è spretato lui, dal preso dallo schifo. No, il Papa Coso. Wojtyła lo radiò da. Milingo! Ah, Milingo, Milingo, bravo. Milingo. Allora, Milingo non solo non ha mai accettato l'anatema posto da Wojtyła, ma addirittura anche lui ha anatemizzato a Wojtyła. Perché? Perché ha detto noi a quei livelli lì tu non hai nessun potere, cioè non esiste niente, non possono provare niente di reale, per cui anche andando ad un processo nessuno può avere ragione sull'altro, perché è sul nulla che parlano, non ci sono elementi. La differenza è che Milingo era sposato con una femmina, ma la cosa che nessuno sa, e noi l'abbiamo detto in tante occasioni, non esiste nessuna bolla papale che imponga ferreamente, in maniera decisa e definita, il celibato dei preti, di qualunque livello di preti. Certo. Quindi solo e nemmeno la castità. Paolo V, quando fece il secondo concilio di Trento, in quell'occasione disse che sarebbe stato opportuno avere la disponibilità, disponibilità ampia, in quanto più ampio possibile, della forza e delle caratteristiche dell'impegno di tutto il sacerdozio nei confronti dei luterani, nella battaglia, certo, che si combatteva contro i luterani. Certo. Ma questo non significa che non ha mai proibito. Infatti, quando un prete viene spretato a divinis, ma per cose che non riguardano tutti gli aspetti del sacerdozio. E quindi c'è gente che continua a fare il prete comunque anche spretato. Certo. Non può dare più la soluzione, queste cose qua, ma le altre funzioni le può dare. Certo. Quindi adesso non mi ricordo esattamente, non voglio dire delle castronerie, quindi. Quel bellissimo film di quel grandissimo attore francese. È veramente bello. In Montana? In Montana no, era precedente. E si chiamava. Vabbè, c'è questo film. Quello che faceva il mostro dell'opera. No, assolutamente. No. Questo è un film degli anni 40, 45, 50. Ah. È la storia di uno prete spretato, molto bello, perché questo era veramente un grande attore del teatro e del cinema francese, il film in bianco e nero, e dove lui praticamente alla fine, che era un prete spretato, alla fine deve dare l'estremunzione, perché una volta che uno è prete, certo, può dare l'estremunzione, certo, ed è molto bello. Non ricordo più assolutamente che cosa riguardasse, ma comunque sia, il film è quello, si può andare a cercarlo, e l'attore, come dicevo, era un piccoletto, i capelli tagliati così alla Umberto. Allora, possibile che Bark sia omosessuale, punto interrogativo, l'autore non lo dice, il diretto interessato ha sempre smentito, ma di certo il linguaggio al femminile
ogni tanto preferito dal porporato, il nomignolo che ricorda altri della piccola comunità vaticana, Jessica, la vipera, la bedazza. Ma insomma, ragazzi, qui siamo seri. Ma voi vi immaginate un cardinalone che... Va a chiamare Jessica. Jessica, a Jessica! Mi sembra di vedere quei film di, sì. di Verdone. Jessica! Sì, quello Jessica! Sì, sì. Era quello che faceva la cantante. La descrizione di una casa che pare quasi un'alcova impone una riflessione più ampia. Il libro di Martele spalanca una finestra che si è tenuta lungo e murata. Sì, dopo questo saggio le ipocrisie issate come stendardi dovranno cadere. Ci aveva già provato Monsignor Carlo Maria Viganò a denunciare i codici omosessuali in curia. Già ai tempi di Ratzinger, nel 2011, nero su bianco, vedendosi respinto. E ancora con Francesco, la scorsa estate, con il memoriale pubblicato dalla Verità. Invece la fabbrica dei ricatti ha finora vinto. Il rapporto con la sessualità che segna tutta la Chiesa rimane un tabù che alimenta il buio. Chissà se questo libro... Basta evidente... ricordarsi Giovanni XI, tanto che ce n'è uno, no? Che un postribolare, più postribolare di lui, penso che è difficile. Andatevi a leggere la storia di Giovanni XI. È difficile andare oltre alla Chiesa Cattolica, no, per schifosità. È impossibile, è impossibile. Vedete la sostanza, ad esempio, la sostanza dei protestanti, dei luterani. Non c'è un luterano che possa essere accusato delle schifezze della Chiesa Cattolica. Anche perché i luterani ufficialmente potevano sposarsi e si sposavano. Quindi avevano una sessualità regolare, lineare, ma erano, trasparente. Erano rigidissimi come costumi, no? Tanto è vero, sono moltissimi grandi scrittori e pensatori, a cominciare da Nietzsche, a cominciare da Kierkegaard. Tutti figli di preti luterani che hanno imposto una mentalità di un rigore morale. Anche come Kafka, figlio del rabbino, anche lui, perché c'era una morale. Sì. No, ti ricordo più di vai. Chissà se questo libro, evidentemente non ostacolato da Francesco, andrà ad accelerare quel cambiamento troppe volte annunciato, ma mai vissuto. Dentro e fuori i sacri palazzi. Adam Smith, che era proprio lui, un presbiteriano. Chissà se la vergogna sarà anche la benzina di ricatti. Assolutamente no, questi non hanno assolutamente vergogna, perché sono consci di avere il potere assoluto. Perché c'è un'infinità di gente che si va in potere assoluto, no, non temporale, non quello spirituale, ma quello della banca. Della banca. Loro possiedono tutte le banche più importanti, che a loro volta controllano le banche succedanee. Esattamente, no? Quindi, che vogliamo discutere a fare? Appunto, no, beh, c'è tanta gente che si va lì e si inginocchia con la scusa di baciare il cordone. Alla peggio baciano questi enormi, enormi anelli d'oro, eccetera, che fanno a pugni con la povertà, come essi dicono, ma per carità. Predicata dal buon Gesù. Le scarpe di quel coglione infame di Bergoglio costano circa 5.000 euro a paio, fatte a mano. A mano, certo, con il sugo di cazzo. Di gomito. No. E lucidate col sugo di sperma. Un particolare tipo di lucido. Non fare il truculento. È un particolare tipo di lucido che si vende solo in Vaticano. Chissà se la vergogna sarà ancora la benzina dei ricatti, degli scheletri negli armadi, o se la sessualità verrà affrontata non come tabù, ma come dimensione quotidiana. A iniziare da quell'omosessualità che ancora oggi trova rifugio nella Chiesa, come riparo di gay e di omofili che non praticano, non accondiscendo. Non omosessualità, ma bisessualità. Anche, perché quando tu sei un autentico satiro, non hai freni e non distingui tra buco e buco. regaliamogli un paio di occhiali a questi. Ma questo è molto bello, come abbiamo detto prima, tutto questo conclave strombazzato
di questo dieci da giorni Bergoglio, fa, dici, dieci sì, giorni fa, da Bergoglio, fa. E qui ti voglio, è caduto tutto in un formidabile silenzio. Silenzio di tomba. Allora, cari amici, stiamo per chiudere e ci limitiamo semplicemente, poi parleremo di altre cose un'altra volta. Però questo è molto importante. Due articoli sempre troppo importanti che riprendiamo, tutti e due dalla Verità. Il primo, storia di un riscatto, intervista Andrea Macri, rovinato dalla scuola, nessuno deve entrare in edifici non a norma. Quante volte abbiamo denunciato noi? Noi gli abbiamo dato ragione. Almeno una decina di volte. Con le nostre denunce, e questo è frutto delle nostre denunce. Non ci citano, ma ovviamente l'articolo è partito da questo. Questo ragazzo è diventato un campione, eccolo qui, nelle Olimpiadi paraplegiche. 10 anni fa il soffitto gli crollò addosso. A Torino. Un tubo mi spezzò la schiena, un compagno morì. Tanto clamore dopo le tragedie, poi non si fa nulla. È questo, continua a rompere il No, danno le proroghe. Sì. Anche adesso, ultimamente, hanno dato una proroga per moltissime scuole. Sì. Per l'amianto. Certamente. Certo. È finita la storia. Cioè, nessuno ne parla più e comunque è a norma. Sì. Hanno dato un ampliamento di termini, dei termini è a norma. Come se non esistesse il problema. Come se, e come diciamo anche di quei due formidabili ministri della sanità, da cui uno Cancronesi e l'altro che non riesco mai a ricordarmi, che risultava essere stato eletto in quanto membro di una delle società mediche italiane, di cultura, eccellenze di cultura, che diedero la proroga alla presenza del mercurio nei vaccini. E questa proroga ce l'abbiamo ancora, per cui i nostri amici che non vogliono vaccinare i loro figli, sarebbe meglio che insistessero ancora, capito? Perché nei vaccini, tra tutte le altre porcate, ci sta anche il mercurio, prorogato da questi signori, materie prime derivanti dai feti. Da cui, ovviamente, dai feti umani. Veronesi, detto Cancronesi, perché lui ovviamente facilita l'avvento del cancro, se no come vivono? Come fanno a venderti il salvavita? Poi? Esattamente. Il gas radon contamina case e scuole, ma qui da noi i controlli non si fanno. Cari amici che non volete mandare i propri figli a scuola perché ve li rovinano, ricordate che avete un'altra ragione per fare a meno di mandarli. Cosa che noi abbiamo denunciato anche qua, molte volte. E dopodiché, cari amici, vi saluto perché sta piovendo. Anche qui cominciano a cadere abbastanza numerose gocce di pioggia. Esattamente, vadi, no, vadi. Io volevo dire, affrontare un altro tema molto breve. Qui non lo faccio vedere, ma lo affronteremo in un altro momento. Esatto. Do solo un annuncio. Cioè, praticamente viviamo in un paese in cui il diritto e la giustizia non esistono. E soprattutto la burocrazia è talmente sgangherata, è talmente corrotta, è talmente inefficiente che comunque, a prescindere dal diritto o non diritto, il cittadino non ha certezza della sua reale esistenza e consistenza e persistenza nell'alveo della società. Perché dico questo? Perché nel 2014 avrei dovuto andare in pensione perché avevo raggiunto, mi sembra, 40 anni, 41 anni di contributi. E mi dissero no, è stato prorogato anche qua la data in pensione al 2015, ad agosto del 2015. A maggio del 2015, un anno dopo più o meno, vado a fare le indagini e a vedere le documentazioni da portare, per cui mi dissero va a finire a agosto del 2016. Questa storia è andata avanti 3 o 4 anni, fino a che nel 2016 mi sono rotto le palle e, siccome avevo raggiunto 65 anni e 3 di mesi età. Di età, a quel punto potevo dire allo strumento
della pensione sociale. Sì. E quindi ho detto almeno i soldi, almeno quello, no? Lo date ai cardinali. No, lo danno ai padri degli immigrati clandestini che nel frattempo hanno fatto un po' di magheggi, si sono fatti assegnare la nazionalità. La nazionalità. Lo danno a tutti, ma hanno dato finalmente questa pensione sociale di 470 euro al mese. Ma perché? Perché poi nel momento in cui nel 2016 sono rientrato nel range della possibilità di avere la mia pensione, praticamente ho scoperto che le mie annualità di versamenti per diciamo pensionistici per poi prendere la mia pensione, quella che mi spettava, praticamente non era di 41 anni quando io ho smesso di lavorare, ma era di 26 anni. E cioè perché? Perché io essendo agente di commercio, le aziende versavano magari i versamenti non tutti gli anni, non tutto, ma magari un anno sì e quattro no, un decimo di quello che avrebbero dovuto versare, e nessuno li ha mai controllati. Nessuno ha mai controllato queste cose nel corso di 41 anni. Quando io poi me ne sono accorto, perché dopo aver fatto i calcoli praticamente a me risultavano dovevano essere attorno a 250.000 euro di versamenti, 200.000 minimo, praticamente mi sono reso conto insomma che tutto il l'ambaradam avrebbe poi portato a una pensione mia di 318 euro. Al che a sto punto è più importante che mantenga la pensione sociale, è una cosa ridicola, demenziale. Io sono stato uno che ha guadagnato delle cifre notevoli, no? Non dico quanto perché sennò uno magari si incalza pure. Ho guadagnato delle cifre. Beh, ma il frutto del tuo lavoro? Del mio lavoro. Di un precedente contratto. Non mi regalava un cazzo nessuno. Io ho sempre lavorato come attività lavoratore autonomo, per cui se andavo a lavorare e producevo guadagnavo, se non lavoravo e non producevo non guadagnavo, quindi tutto quello che ho guadagnato è tutto frutto del mio lavoro. E quindi questo per dire però che ho scoperto, e io lì ho mollato, ho detto meglio che non vado nel Nasarco perché sennò ammazzo qualcuno. E ho detto mettiamoci un attimo a riflettere e a, diciamo, a dissipare la rabbia, no? Ecco. Insomma, fatto sta che adesso scopro che la stessa cosa è stata fatta per mia moglie, anche lei era agente di commercio, anche lei ha versato delle cifre notevoli, e dopo lei aveva 43 anni di contributi, adesso è andata in pensione, cioè ha smesso di lavorare a fine anno, due mesi e mezzo fa, e praticamente oggi si è accorta anche lei che non risultano 43 anni, ma risultano 26 anni anche a lei. Chissà perché 26 anni a me e a lei? Non lo so. Fatto sta insomma che anche lei dovrebbe prendere un po' più di me, attorno a 350 euro. Allucinante, cioè questa è la situazione. Cioè, tu sei un ente assistenziale, ma mi vuoi mandare i rapportini una volta ogni 6 mesi, una volta l'anno, per vedere, verificare? Me l'hanno li mandavano una volta, un anno sì, 5 no, 8 no. È un truffatore, è un'organizzazione di truffatori, sappiamo bene. Catto comunisti nel pieno del... Tant'è vero che ovviamente erano tutte, e che sono tutt'oggi ancora, tutti catto comunisti, no, ossequienti, no, alla volontà di più, Santa Madre Chiesa. Nel 91, quando ci furono le privatizzazioni, una delle varie privatizzazioni più ambite era l'Enasarco, perché certo. L'Enasarco era un'associazione ricchissima, non ricca, certo. Ricchissima. E possedeva una marea di immobili in giro, certo, per l'Italia, tutti di grande livello e valore. Costretto a investire nei immobili, certo. E c'aveva un patrimonio immobiliare, il patrimonio immobiliare praticamente non esiste più. Ma la cosa incredibile è che cioè tu sei una... Ah, ecco quello che volevo dire. Cioè, praticamente nel 91 che cosa hanno fatto? Hanno reso obbligatorio anche i versamenti IMSS, noi poveri, sì, agenti di commercio. Cioè noi dovevamo avere praticamente una cassomuta privata, che era l'Enasarco, e una cassomuta obbligatoria pubblica. Io non ho mai pagato l'Enasarco, ovviamente, no? Cioè l'IMSS, perché, certo, perché non c'ha senso. Cioè io una, poi potevo sceglierne una, non è che, sì, potevo averne tutte e due.
Dopodiché, quando arrivavo in pensione... me lo ricordo benissimo questo. Capito? Cioè, questo hanno fatto un sopruso di una violenza assoluta. Ma è roba mia, come cazzo ti permetti di vendere gli immobili che sono stati costruiti con il sangue e il sudore dei miei colleghi, dei miei nonni, eccetera. Ma vaffanculo. Certo. Questo per ne dire. Parleremo e faremo delle debite e denunce. Ovviamente le cose non finiranno così, insomma. No, io non sono il tipo che molla. Non sono il tipo che sovrasiede, quindi qualche caso succederà, aspettatevela, perché la cosa è molto grave. E soprattutto non è tanto una questione personale, è una questione generalizzata. Ma naturale. Cioè stanno distruggendo il tessuto sociale, economico, sia a livello generale, a livello di grandi società, e sia anche di noi piccoli imprenditori o operatori o professionisti e quant'altro. Cioè non c'è più nessuna certezza del futuro, neanche di quello che è stato accumulato a nome tuo. Ho finito. Dopodiché, cari amici, vi salutiamo. A presto. Sempre. Sempre. So long.